Alessandro Carelli, premio Santirario allo sport. Negli ultimi mesi i premi ne hai vinti, parecchi. Purtroppo sì, mi viene da dire, perché tutto è dovuto a quello che è successo l'anno scorso. Tra l'altro lunedì poi ne dovrò ritirare un'altra ancora, e quindi niente, insomma, fa sempre piacere il fatto che sia stato apprezzato quello che ho fatto, e quindi oggi siamo qua a ritirare questo premio da parte degli sportivi di Parma, che hanno deciso di scegliere me. Questo mi fa enormemente piacere, e ci tengo comunque sia a dedicarlo a quelle persone che l'anno scorso ci hanno permesso di arrivare a fine campionato, che non sono certo i soldi che ci ha elemosinato la Lega Calcio, ma è la passione e lo spirito di sacrificio che hanno avuto i dipendenti ogni giorno a venire a Collecchio, nonostante magari non prendessero gli stipendi. Quindi credo che qualsiasi premio che io riceverò lo voglio condividere con loro, perché i veri eroi di quella stagione sono stati loro. Noi abbiamo, da professionisti, abbiamo fatto il nostro dovere fino alla fine nel miglior modo possibile, però credo che loro veramente abbiano fatto qualcosa di più, e per questo che glielo dedico. Tra l'altro questo rientra anche un po' quando tu l'anno scorso spesso dicevi che, non dico che rappresentavi una città intera, però di fatto ti sei portato sulle spalle un po' anche tutta la comunità, quindi è un premio che vince, cioè una vittoria per tutta la città di Parma, nonostante quello che è successo. Ma sì, perché noi siamo andati avanti fino alla fine, come ho detto anche tante volte l'anno scorso, per cercare di salvare, no? Posti di lavoro, perché oggi ci sono persone che ancora non hanno lavoro e l'anno scorso lavoravano per il Parma, quindi il fatto di continuare a giocare era per dare una speranza al Parma, e di conseguenza a chi ci lavorava, che alla fine arrivasse qualcuno che ci potesse salvare. Quindi non siamo certo andati avanti per fare un favore né alla Lega né a Tavecchio, l'abbiamo fatto nell'interesse di Parma, dei tifosi del Parma e di chi lavorava nel Parma. Ora, il Parma nel dilettantismo, nel professionismo si potrebbero aprire nuovi posti di lavoro, mettiamola un po' così, sarebbe un altro premio quello di vincere la Serie. Come siamo messi? No, io, cioè, sicuramente innanzitutto vinciamo il campionato, poi sicuramente io mi auguro che quelle persone che non sono riuscite a entrare l'anno scorso per ovvi motivi, perché in Serie D bastano pochi, buoni, i buoni ci sono, però ne bastano pochi, mi auguro che ti sia data la possibilità di rientrare a quelli che hanno dato tanto a questa società. Quindi però è una decisione che non dovrò prendere io me lo auguro. L'importante è noi dal campo cercare di vincere il campionato, e poi potremo anche parlare di queste cose. L'ultima da parte mia, adesso arrivano, venendo al calcio giocato, arrivano due sfide forse di difficoltà uguale, anche se le due squadre sono praticamente molto diverse. Prima la forte Juventus, e c'è il rischio, non dico di sottovalutare la gara, però insomma che succeda quello che abbiamo visto contro la San Maurese, e poi l'Alto Vicentino, che è un po' la sfida clou di gennaio. No, non c'è questo rischio, perché ormai conosco bene la mia squadra, abbiamo incontrato squadre di bassa classifica, ultima il Bellaria là, e l'abbiamo affrontata alla testa giusta. Siamo talmente concentrati sulla vittoria del campionato che nessuno di noi assolutamente, e non lo permetterò se lo dovessi vedere in settimana, che qualcuno prenda sotto gamba la partita. Con la San Maurese non l'abbiamo presa sotto gamba, ma va dato merito alla San Maurese di aver fatto un'ottima partita e di averci messo in difficoltà. Quindi siamo veramente concentrati innanzitutto su questa partita, e poi penseremo all'Alto Vicentino, dove sicuramente la partita più importante dell'anno. Ecco, nelle ultime due partite, tra se diciamo anche mercoledì col tutto cuoio, il Parma non ha subito gol, ha sofferto pochissimo. Possiamo dire che è tornato anche a livello difensivo il Parma delle prime 15-16 giornate? Ma sì, diciamo, non l'avevamo mai perso, ecco, c'è stato queste tre gare dove abbiamo preso 5 gol, qualcuno per bravura agli avversari, qualcuno per disattenzione nostra, e sappiamo che non ce lo possiamo permettere, perché se nelle precedenti 15 partite avevamo subiti 1 o 2, evidentemente qualcosa avevamo lasciato a livello di attenzione, l'abbiamo ritrovato subito e dobbiamo continuare su questa strada. Dall'altra tua esperienza, guardando in là, il match con l'Alto Vicentino potrebbe già essere decisivo per le sorti del campionato? Decisivo no, però sicuramente potrebbe, se dovessimo vincere,
non dico al 100%, però al 90% avremo messo una bella pietra sul campionato. L'ultima da parte mia, primo gol della tua carriera in Serie D, premio Sant'Ilario, insomma il 2016 è iniziata la grandissima, cosa ti aspetti da adesso in poi? No, è partito bene, mi aspetto il prossimo è vincere il campionato, la cosa più importante è quello che vogliamo tutti, quindi la testa tutta sul campionato per raggiungere l'obiettivo il prima possibile. Senti Ale, lunedì sera Galloppa diceva sarebbe stato meglio se noi avessimo detto subito basta. Tu hai detto che siete andati avanti per i dipendenti, per tutto quello che era l'indotto Parma in generale, per la città, ma se tornassi indietro questa scelta la rifaresti oppure ci ripenseresti? Ma è normale che, visto come è andata a finire, quello che abbiamo fatto non è servito a niente, perché alla fine siamo falliti, però se dovessi tornare indietro senza sapere come andrà a finire rifarei assolutamente 1000 volte la stessa scelta, perché Daniele ha ragione, noi dovevamo fermarci perché le istituzioni ci avevano lasciato in quel modo, ci avevano abbandonato e ci avevano fatto ritrovare in quel modo. Quindi se la decisione doveva essere presa di pancia, assolutamente dovevamo fermarci per fare uno sgarro al calcio italiano. Però poi vai a pesare le due cose, vai a pensare cosa portava, le conseguenze del nostro abbandonare allora, e era come dire chiudiamo subito, non mi ricordo quando era marzo, insomma quel periodo lì, e tutti a casa. La nostra scelta poi ricadeva anche su tutti gli altri, e quindi non dico a malincuore, però sicuramente ci è rimasto un po' la rabbia di non avergli fatto del male, tra virgolette, però abbiamo pensato più agli altri che a noi stessi, perché noi a livello di professionisti non avevamo un motivo per poter continuare a giocare, perché eravamo retrocessi, falliti e non prendevamo gli stipendi a 9 mesi, quindi se guardavamo solo a noi stessi era normale che la prima cosa era smettere di giocare, ma non abbiamo fatto così, abbiamo pensato all'interesse generale più che a quello nostro. Visto che questo è un premio che comunque è figlio di purtroppo di disgrazie e disavventure dell'anno scorso, no? Tu sei stato un attimino eletto come un simbolo per questa città, quindi io l'avevo scritto anche in un pezzo che avevo fatto ultimamente. Però ti faccio una domanda che torna l'anno scorso purtroppo. Ci sono in questi periodi di mercato alcuni dei tuoi ex colleghi, mi viene in mente Mariga che è senza squadra, a Mauri si vociferava che potesse tornare a giocare in Serie B, a Latina. Ecco, non lo so se a Latina c'è Leonardo, non lo so se li hai sentiti, se ti senti di dare un consiglio, perché è strano che vadano ancora a lavorare per una persona che comunque ha portato, una delle persone che ha portato. Non è strano solo quello, è strano che Leonardi lavori per il Latina, è strano che tanti direttori sportivi facciano operazioni di mercato con il Latina, perché sono riempiti tutti la bocca a dire mai più casi Parma, però con chi ha causato il danno Parma continuano a lavorare, scambiare giocatori e andarci a giocare insieme. Quindi io non sono nessuno per giudicare i calciatori che sono andati a giocare nel Latina, perché non mi interessa giudicarli, ognuno si muove per la propria coscienza in base a quello che si sente di fare. Sì. Senti Ale, se dovessi dare una percentuale, quanto stanno incidendo positivamente i giovani in questo gruppo? Ma tantissimo, perché abbiamo giovani tutti bravi, quindi va dato merito alla società di averli trovati partendo in ritardo rispetto alle altre squadre, e quindi merito sicuramente va a Galassi e Minotti che li hanno riusciti a prendere, perché bene o male tutti si stanno rendendo protagonisti in questa stagione. Per chiudere il capitolo con l'anno scorso, qual è la cosa che ti ha ferito di più e quella invece che ti ha reso più orgoglioso, analizzando tutta la situazione? Ma se normale ferito è essermi sentito tradito da persone che fino a un mese prima c'era un rapporto bellissimo, sia con me che con gli altri giocatori. Nessuno di noi si aspettava questo comportamento da parte di loro, e quindi sicuramente ci siamo rimasti molto male. Il fatto che naturalmente che mi orgoglisce è la reazione che ha avuto la città, i tifosi in questa nuova avventura. Abbiamo toccato il fondo, ma siamo ripartiti con grande, grande orgoglio, con grande voglia e con grande senso di appartenenza, e questi risultati che stiamo ottenendo è grazie anche a questa alchimia che è stata trovata tra società, squadre e tifosi. Io penso che la scelta spetti solo e solamente a Lucarelli. Ma a proposito di Galassi e Minotti, se ti venissero magari a chiedere oggi, 13 gennaio, Ale, puoi restare un altro anno a giocare?
Onestamente me l'hanno già detto, cioè, è un po' che Galassi viene che mi dice non pensate di smettere l'anno prossimo, ti devi giocare almeno ancora un anno, io insomma ci rido su, è normale che oggi ti direi di sì perché sto bene, ho voglia e vorrei continuare perché ci sono un paio di situazioni che mi piacerebbe affrontare l'anno prossimo, diciamo così, quindi... Però voglio essere anche corretto, sincero e realista, soprattutto con me stesso. Quindi voglio aspettare arrivare alla fine, come ho già detto tante altre volte, vedere come arrivo per prendere una decisione. Esattamente un anno fa Nicatacci e Leonardi camminavano... C'era Nicatacci al Collecchio, oggi c'è Veronica, dopo un anno... Abbiamo fatto dei grassi passi avanti, direi. Almeno lei si è